crea un successo dell'animazione digitale partendo da un fumetto. Siamo andati dietro le quinte proprio per raccontarvelo. Il passaggio da un fumetto all'animazione inevitabilmente comporta proprio una ricodifica del linguaggio e quindi necessariamente sia tecniche che tecnologie. E quindi il passaggio è innanzitutto all'audiovisivo, tecnicamente parlando, e a livello tecnologico software di animazione, software di montaggio, software di post-produzione video. E ovviamente l'audio, quindi sia la registrazione delle voci che il commento sonoro. La differenza principale dal fumetto all'animazione sicuramente è il tempo, quindi inserire quell'elemento vuol dire fare tutto un lavoro dalla pre-produzione all'animazione fino all'audio per andare a completare un'opera che è audiovisiva. Dal punto di vista di produzione ci sono tanti software che aiutano gli artisti a mettere in campo le loro competenze, software specifici magari per la realizzazione di storyboard come Storyboard Pro, per l'animazione dei software specifici per il cutout o la paperless animation come Toon Boom, che è uno standard anche internazionale, Photoshop, che viene usato molto dagli artisti per produrre le tavole di preproduzione, quindi model, scenografie, la colorazione, fino ad arrivare a software di editing e di montaggio della parte musicale. Il suono e la musica in generale, anche la voce, sono dei coprotagonisti di questa serie, da Nuendo a Pro Tools, dove vengono create le sessioni, vengono create le vere e proprie sessioni audio con tutti i livelli, dove viene creato la colonna musicale da mixare, quindi quello che si chiama sound design, che comprende anche il foley per un progetto come questo. Il foley sono quei rumori che danno naturalezza dal rumore della stanza, dal room tone, ai rumori dei materiali. Per esempio l'armadillo ha un suo suono quando si muove, questo effetto un po' plasticoso da palloncino, da canotto, che doveva rendere questa idea che sia un personaggio chiaramente di fantasia, chiaramente che solamente Zero Calcare riesce a vedere e chiaramente fuori da un contesto realistico, mentre gli altri rumori, lo sfregare di una maglietta o della pelle quando le mani sfregano, sono stati creati con dei foley veri e propri, quindi con dei rumoristi. Quando lavoriamo su altri tipi di prodotti, per esempio produzioni che riguardano il 3D, si passa ad altri software, a tutta una gamma di software 3D e di post-produzione 3D, quindi dal classico Maya, che è quello che utilizziamo di più, a software che vengono utilizzati spesso anche per la creazione degli effetti speciali, quindi Houdini e N altri, che servono chiaramente a rendere tutte quelle profondità, ricchezze, dettagli, lighting, shading e fondamentalmente quel compositing finale che spesso fa la differenza sulle soglie di qualità. Nel caso di strappare lungo i bordi c'è anche l'utilizzo del 3D talvolta, ma è funzionale a una resa 2D. Quando ci sono dei 360, delle panoramiche particolarmente spinte, c'è un 3D che però è stato renderato 2D, cioè è stato reso come se fosse disegnato 2D e intercalato.